Termoli torna senza restrizioni a festeggiare il suo santo patrono, San Basso, attraverso la processione in mare e la devozione dei cittadini. Quest'anno l'onore di accompagnare la statua del santo in mare è stato assegnato al peschereccio Teresa Cannarsa. Bagno di folla a Termoli per il ritorno senza restrizioni anti-Covid della festa di San Basso. Ovunque applausi e grida di giubilo, i termolesi hanno risposto in massa alla chiamata del santo patrono della città, affollando i luoghi dove poter vedere l'arrivo della statua al porto, seguendo la sua sistemazione sulla Teresa Cannarsa, la barca che è stata sorteggiata per la classica processione in mare. Tante le imbarcazioni che hanno accompagnato il viaggio, compreso la San Pio, che ha accolto le tante autorità. È una festa che è nel nostro cuore, è la festa dei Termolesi, è il patrono dei pescatori, è la festa della città e quindi accogliamo con soddisfazione e soprattutto con grande amore tutti i turisti che vogliono condividere la nostra tradizione e vivere una giornata serena nella nostra città. E i miei colleghi sindaci abbiamo un bellissimo rapporto e soprattutto c'è molta condivisione delle nostre tradizioni, quindi ringrazio loro che sono venute qui ad omaggiare San Basso, sono venuti a vivere la processione a mare, anche se c'era un po' di mare forte, però diciamo che sono stati tutti promossi, hanno dimostrato coraggio. Viva San Basso! Ricordo.